facciamo? Va bene, scusate, perché il volume che è un po' troppo alto. Va bene, intanto mi scuso con i consiglieri in quanto avete dovuto firmare su dei fogli di carta bianchi in quanto non era pronto il modulo della commissione congiunta, quindi i 25 consiglieri della commissione cultura e i 25 della commissione sport e tempo libero. Non abbiamo pertanto neanche il verbale, perché non essendoci il faldone completo di documentazione, perché non lo so, sono arrivato qua e non ho parlato niente. E quindi penso che sia stato solo un disguido tecnico degli uffici, spero che sia così, poi lunedì lo verifico. Me l'ha fatto posto. Si parla della questione della moschera. Se era una questione politica l'altra settimana avevamo fatto la stessa cosa. Siccome l'altra settimana c'è stato il disguido sia nelle fotocopie dei documenti, sia nell'elenco dei consiglieri congiunti, non è di certo una volontà politica. Quindi mi scuso per quanto riguarda le giustifiche, vediamo se qui ci sono dei moduli, faccio per la prossima volta. Detto questo, prima di passare all'argomento, devo invitare il capogruppo Antonio Laterza a interrompere la registrazione qualora stesse registrando. La informo che sto registrando, così come informo anche gli altri commissari, in quanto non ho trovato nessun articolo sul regolamento che vieta la ripresa delle commissioni. O che comunque chiede un consenso. Scusate. Io penso che invece, come per le sedute di consiglio, anche per quelle di commissione, non è possibile registrare, io la invito a sospendere la registrazione. Questo è già avuto. 8 novembre, aspettiamo la risposta. I lavori della commissione proseguiranno solo nel momento in cui il capogruppo Antonio Laterza sospenderà la registrazione e quindi smonterà l'apparecchiatura. Diamo il tempo di riflettere con il capogruppo Laterza. Adesso la commissione è in corso o è sospesa? Ho detto che lasciavo il tempo al capogruppo Antonio Laterza di riflettere su quanto da me chiesto in qualità di presidente della commissione. Quindi, no, ma adesso è sospesa. Presidente, allora, se lei deve chiudere la commissione, sta aspettando che passi la metà per questioni di gettone, me lo faccia sapere, perché non è che vogliamo buttare i soldi così all'aria. Quindi se il motivo è questo. Capogruppo Antonio Laterza, allora intanto lei sta facendo un intervento la commissione è riaperta. Lei ha fatto una domanda, sì. Io posso rispondere? Sì. Bene.
Allora, lei ha fatto una domanda fuori luogo e un intervento sproporzionato a quella che è la seduta. Per un semplice motivo, io a lei per tre volte ho chiesto di spegnere la telecamera in quanto non è possibile registrare la seduta della commissione. Le ho anche detto di riflettere sulla posizione che lei vuole assumere e attendo che lei mi dica cosa vuol fare. Dopo la sua risposta io valuterò come procedere rispetto alla commissione. Allora, quindi non sono io fuori luogo che sto aspettando i comodi miei per far prendere il gettone, ma è lei che sta aspettando proprio questo in quanto non ha risposto alla mia domanda e la riflessione sta durando poco. Io però la risposta gliela do con la commissione aperta. Allora, le chiedo ufficialmente, capogruppo Antonio Laterza, spegne la telecamera per la registrazione della commissione visto che non può registrare e visto che come presidente della commissione glielo sto chiedendo per la quarta volta? Allora, dal momento che nel regolamento del consiglio di zona 9 non vi è scritto da nessuna parte che le commissioni non possono essere videoriprese, e dal momento che le commissioni sono incontri pubblici, io non spegnerò la telecamera. Capogruppo Antonio Laterza, capogruppo Fidelloni, su una domanda proprio da chiedere a questa persona che si conisce su una situazione che l'abbiamo cercato di risolvere in tutti i modi e stiamo venendo incontro a questa sua esigenza, cioè non capisco perché continua una situazione che effettivamente è assolutamente ostruzionistica e soprattutto impedisce a tutti i consiglieri di lavorare in maniera decente, e questo è che vorrei capire a parte dei cittadini. Beh, nessuno dice che non si deve fare, stiamo cercando di trovare delle regole. Quando viene a te la parola? No, ma tanto non c'è un... capogruppo Abbiati. Ma teniamo un ordine però, cari feri. No, ma capito, capogruppo Abbiati. Okay. A una domanda bisogna rispondere. Prego, capogruppo La Terza. Ma sì, ma io parlo, poi guarda. Capogruppo Abbiati, io sto parlando perché la commissione è aperta, eh? È aperta la commissione? Sì. È aperta? Stai registrando? Ma non abbiamo sì. Sì. No, ringrazio per la domanda, capogruppo Fede Pellone. No, sono anche un po' concentrato. Allora, capogruppo Fede Pellone, dicevo. Allora, intanto la questione di far perdere soldi ai cittadini si può ribaltare dal momento che una commissione non è un incontro di un club privato, ma è un incontro di una commissione comunale, di un consiglio di zona pubblico, quindi la cosa si potrebbe ribaltare. Perché tanto ostruzionismo nei confronti delle videoriprese? Per quanto riguarda invece quello che dice lei, le stiamo venendo incontro. Le ricordo che il 23 febbraio è stata approvata la mozione per le riprese video, meno di un mese dopo è iniziato tutto l'iter per mettere in piedi una regolamentazione delle riprese in attesa dell'installazione delle videocamere da parte del Consiglio di zona. E si è arrivati, dopo 9 mesi, a partorire non il topolino, ma neanche la coda del topolino. Praticamente la delibera che era in programmazione, la proposta di delibera portata nel Consiglio di zona del 13 dicembre, non chiedeva altro che la pubblicazione dei file audio, che è una cosa che abbiamo già deliberato il 3 novembre 2011. Quindi, mi può dire come, e poi lei non sta venendo incontro al nuovo Movimento 5 Stelle, noi stiamo parlando di video riprese e di trasparenza, perché riteniamo che
riprendere sia un modo per rendere immediatamente fruibile quello che avviene in un consiglio di zona, dal momento che intorno al consiglio di zona 9 ruotano circa 160-190 mila cittadini e che magari potrebbero essere immediatamente interessati a quello di cui si sta discutendo. Con roba diversa invece, con un file audio disponibile in differita una settimana dopo, non sappiamo quando, altro è invece l'immediatezza dell'informazione che ad oggi non abbiamo in consiglio di zona. Ecco perché io spero di aver risposto alla sua domanda in modo tranquillo. Non è che si vuol fare una forzatura, la forzatura la sta facendo chi si sta opponendo alle riprese, perché dal punto di vista delle leggi noi stiamo rispondendo in luogo pubblico. Voi consiglieri, noi consiglieri e chi interviene sta compiendo un atto pubblico, perché il cittadino non deve saperlo? Tutto qui. Per cui ditemi dove sbaglio da questo punto di vista. L'articolo 21 del nostro regolamento di zona è una cosa molto marginale rispetto a quelle che sono le leggi nazionali. Poi volevo proprio vedere chi era quel burlone che proprio ha fatto coincidere l'articolo 21 del regolamento di zona con l'articolo 21 della libertà di stampa della nostra Costituzione. Io spero di aver risposto alle sue richieste. Scusate, lei già è intervenuto, il capogruppo Fede Pellone. Prego. Lei stia calma, è appena arrivato, stia in un attimo. Dunque, chiarendo il concetto che io sono tra quelli che ha firmato per il sì sempre, votato per il sì sempre alle riprese, e che la mia commissione è stata filmata in un'occasione, quando ho chiesto a tutti i consiglieri presenti se c'era qualcuno contrario, tutti hanno risposto all'unanimità per il sì, e la commissione nella quale c'era ospite Milano Ristorazione è stata filmata. Fatta questa dovuta premessa, mi piacerebbe sapere in base a che cosa noi potremmo non rispettare un articolo del regolamento e un altro sì. Per esempio, potremmo decidere allora a questo punto come maggioranza di non rispettare l'articolo del un altro articolo che difende i diritti della minoranza. Se non si rispetta l'articolo 21, possiamo decisamente non rispettare qualunque altro articolo. Allora, questo è un discorso estremamente pericoloso. Nel momento in cui c'è un regolamento, il regolamento si emenda. Quando si è emendato, si fa quello che si vuole. Prima del... come? Si modifica, si cambia, si fa quello che è necessario fare, ma sicuramente non si può ignorare un regolamento, altrimenti veramente si apre la porta al discorso che potremmo ignorare qualunque. Uno potrebbe ignorare la regola delle regole che regolano gli interventi, quell'altro potrebbe ignorare le regole, cioè significa aprire la porta a un discorso di totale e completa anarchia, nel senso, no, io non uso la parola anarchia, ma deregolamentazione. E questa cosa è una cosa assurda, che non si può fare. Nel momento in cui c'è l'opposizione di anche solo un consigliere, per il momento questo vige, questo c'è e basta, punto. Dopodiché i cittadini possono, cioè il diritto dei cittadini ad essere informato, sarà nostra premura ottenere il prima possibile che ci siano le telecamere come in comune. Peraltro io, che sono di quelli che vota sì tutte le volte, che firma per il sì tutte le volte, non ho piacere per esempio che il filmato del consiglio, lo streaming del consiglio appaia su un canale del Movimento 5 Stelle. Avrei piacere che apparisse semplicemente sul canale neutro del Comune di Milano. Non mi fa piacere questa cosa, e non mi fa piacere, no, è il canale istituzionale del sito del Comune di Milano.
E non mi fa piacere questa cosa. E così come non mi, fa piacere, non farebbe piacere, immagino a voi, che fosse il sito di Sinistra Ecologia e Libertà a trasmetterlo. Per cui mi sembra che sia giusto insistere affinché montino finalmente queste benedette quattro telecamere, che non sono un costo fuori del mondo, e che le commissioni vengono trasmesse. A parte che le commissioni non vengono trasmesse neanche quelle del comune. Prego, belli, cooperative agricole, grazie. Allora, questo ultimo intervento, oggi pensi. Questo ultimo intervento. Scusate, no, perché così chiediamo subito, capito? Scusate, questo ultimo intervento su l'osservazione dei regolamenti mi sembra pleonastico e ridicolo, perché io ho presentato delle interrogazioni il 2 febbraio 2012 su due argomentazioni con richiesta di copia scritta, non lei, alla Presidenza, e questo consiglio è pienamente in contrasto con l'articolo 25 del nostro regolamento. Consigliere Belli, scusi, se lei sta facendo un intervento in merito a quello che è quello che è stato detto, venire a dire che in questo consiglio si rispettano i regolamenti, ecco, al contrario di quello che succede. Il 2 febbraio è presentata le interrogazioni e in contrasto con l'articolo 25, che stabilisce che entro 30 giorni la Presidenza deve rispondere, ad oggi io non ho ancora avuto la risposta né scritta né verbale. E venire a dire stasera che bisogna comunque seguire i regolamenti è allucinante, perché se voi della maggioranza siete i primi a non seguire il regolamento alla lettera o seguirlo come vi fa più comodo. Per cui questo discorso è assurdo che vengano riprese senza un consenso e senza un consenso unanime, e allo stesso tempo è assurdo che non vengano effettuate le riprese. Per cui siete stati in... avete fatto una commissione che è durata 6 mesi di centramento, che non ha risolto nulla. L'unica cosa che è stata risolta è stata quella della decisione di mettere le registrazioni verbali sul sito. Oltretutto le registrazioni verbali sono già presenti per le consiglieri, per cui ogni consigliere si può scaricare e poi metterlo in streaming. Per cui è assurdo. È assurdo, sono discussioni inutili, vedete, risolvere il problema. Visto che ti ha chiamato il Presidente, io volevo fare un semplice intervento. Non prendo da rifugiare. No, mi scuso dal Presidente Cucci per aver approfittato subito per rispondere a Belli. Probabilmente a Belli ha staccato Belli, quindi non è un unico cognome. Io mi permetto di invitarle di tornare sulla Terra, visto che mi sembra che sia su Marte con le dichiarazioni che ha fatto prima sul numero delle commissioni sprecate, a suo dire, sull'argomento. Il numero delle commissioni che sono state fatte perché i consiglieri hanno ritenuto opportuno rimasticare le cose. Poi le cose sono andate come sono andate. Guardate che quello che è stato approvato, per piacere, consigliere Belli, è inutile che lei alzi la voce. La finisca che non sa fare nient'altro che poi alzare la voce. Non è capace, Consigliere Belli, mi scuso, lei ha mantenuto un atteggiamento fuori luogo. Allora, intanto per le offese fatte al Presidente della Commissione di Centramento. Dopodiché, per quanto riguarda le interrogazioni fatte da lei, le ricordo che io sto ancora aspettando le interrogazioni di quando lei era Presidente della Commissione
edilizia scolastica che risalgono a 2004, scusi, sono passati 8 anni. Quindi per favore non venga a dare la risposta in consiglio e non se lo ricorda. Andiamo a prendere la situazione di 6 anni fa. Non venga a dare lezioni. Diamoci le lezioni assieme, ma mi faccia ridere, la risposta è avuta il consiglio. No, no. Sui passeggini sotto la tettoia, mi ricordo, la memoria conto. Dopodiché, a fronte del fatto. Della scaglione. A fronte del fatto che il capogruppo Antonio La Terza, non ritenendo opportuno rispettare la richiesta fatta dal Presidente della Commissione Sport e Tempo Libero affinché venisse tolta la telecamera e la registrazione della commissione, in quanto non è possibile registrare la commissione stessa, e dal momento in cui il capogruppo Antonio La Terza ritiene invece di dover continuare nell'ostinazione di mantenere la registrazione della commissione, io ritengo che questa commissione si chiuda alle ore 18:45 minuti. Ah, non è giusto però. Pertanto non verrà discusso il punto di gioco, voglio dire solo una cosa, scusate. Quando ho finito, scusate, voglio dire solo una cosa. Io credo che il capogruppo Antonio La Terza del Movimento 5 Stelle potrebbe evitare questa chiusura anticipata della commissione, ritirando la telecamera. E voglio anche ricordare che in discussione c'è proprio una delibera che andrà a regolamentare, o almeno dovrebbe andare a regolamentare, quella che è la registrazione delle sedute, e a quel punto una volta approvata, qualora venisse approvata quella delibera, nel momento in cui venissero installate tutte le telecamere e l'attrezzatura dovuta, a quel punto si può anche pensare di riprendere le commissioni, ma fino a quel momento, per quanto mi riguarda come presidente della commissione, tutte le volte che ci sarà una telecamera io chiederò sempre che venga tolta. Qualora questo non accade, mi troverò costretto, a mio malgrado, a chiudere la commissione e a non far discutere quello che è l'argomento. Io faccio notare solo una cosa, poi ho chiuso, faccio notare solo questo, che noi stasera avremmo dovuto discutere della questione Scarioni per quanto riguarda la giornata di preghiera per l'associazione culturale islamica di Milano, però oggi è questa. Se noi avessimo avuto anche nell'ordine del giorno richieste di associazioni, noi questa sera avremmo fatto un torto anche alle associazioni che aspettano una delibera. Quindi questa cosa qua io ritengo che sia sbagliata. Pertanto la commissione si chiude alle 18:45. Allora, se una cosa non gli va bene alla terza, mette la telecamera e non ci fa fare la cosa. Stiamo scherzando. Siamo ostaggio di una persona del genere. Stiamo scherzando. Allora, io non sono ostaggio di una persona con la telecamera. Allora, scusate, io non mi sento ostaggio di capogruppo Antonio La Terza, ma tantomeno non mi voglio sentire ostaggio di lei, consigliere Faretti. Pertanto il capogruppo Agliati voleva intervenire, poi il capogruppo Antonio La Terza, e poi la commissione si chiude. Dopo questi interventi si chiude la commissione. Ho capito, ma non può essere, cioè, qua ogni volta. Allora, se a lui gli va bene la commissione, che arriva una sua associazione e toglie la telecamera. Arriva la tua associazione perché la telecamera non ci va per la commissione. Ma che cazzo di discorso è? Cioè, ma che discorso è? Capogruppo Antonio Giuseppe Silvia Abbiati
e il capogruppo ancora la terza. Dopodiché è chiusa la commissione, non è che stiamo qui a fare la sigla. Sono due cose. La prima. Ma non è chiusa la commissione, presidente. Ciao. Scusi, guardi che proprio voi avete detto che c'erano due interventi, per favore, eh? Allora non si metta qui anche lei a far casino per niente. Che hai chiuso la commissione, sì. E allora lei non avrebbe dovuto dire che ci sono due interventi, va bene? Ma adesso chiuso la commissione, che cosa hai chiuso? Se non lo mette a verbale, ne va male. Però chiude senza guardare.